Ciao, mi chiamo Simone Tintori e questa è la mia famiglia. Noi produciamo aceto balsamico da ben 4 generazioni e da buoni modenesi abbiamo grande passione per la buona cucina. Oggi ti porto a scoprire i nostri segreti. Benvenuto a casa nostra. Ciao e benvenuti ancora una volta nella nostra cucina. Oggi facciamo una merenda, un piatto abbastanza gustoso, devo dire, perché è una bella focaccia con una crema di parmigiano, aceto balsamico ovviamente, prosciutto crudo, e un qualche foglio di insalata. È una bella ricetta, una bella merenda da portarsi via, quindi volendo la potete anche tranquillamente fare, portarvela via per un picnic, per una festa. È una ricetta molto amata in casa, quindi insomma sarà molto divertente seguire passo passo insieme. Quali sono gli ingredienti? Cosa usiamo? Allora, in questa ricetta partiamo dall'impasto. Ho scelto di utilizzare una farina semi-integrale, biologica, perciò è la farina di tipo 1 che trovate in tantissimi negozi, per cui è reperibile da tutti. L'impasto viene fatto con 500 g di farina, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 10 g di sale, 300 ml di acqua e 10 g di lievito di birra. Bene, questo per la focaccia. Invece all'interno cosa andiamo a mettere? All'interno la farciremo con prosciutto crudo, una crema di parmigiano reggiano che andremo a fare e vi mostreremo come si fa, poi alcune gocce di balsamico invecchiato che andranno come finitura della focaccia e qualche foglia di insalatina fresca che va condita con un po' di olio extravergine d'oliva e un po' di aceto balsamico giovane. Ok, allora direi che possiamo iniziare. Questa è una ricetta tutta bio, di tutti gli ingredienti che abbiamo scelto sono biologici. Esatto. Partiamo dall'impasto, andiamo a mettere mezzo chilo di farina, il sale, 10 g di sale, comunque troverete come sempre le ricette e la procedura di lavorazione la troverete poi insieme alla ricetta. Andiamo a sciogliere in un po' dell'acqua che abbiamo preparato, sciogliamo se vuoi, il lievito di birra, mettiamo i 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. È un impasto molto morbido ma anche molto condito, perché come vedrete poi l'olio viene utilizzato tanto. Possiamo usare anche un altro olio? Beh, se uno vuole usare un olio vegetale può anche usarlo. Io mi metto i guanti perché per l'impasto utilizzo i guanti, perché vado con le mani. È pronto. Questo si è ben amalgamato, lo mettiamo dentro all'impasto. E via, andiamo. E partiamo mescolando e impastando. Allora, noi di solito questa ricetta ce la portiamo via per fare i picnic, quando si va in campagna, specialmente a primavera, quando si poteva. Andavamo a fare i picnic sperando di riprenderli presto. Qui abbiamo una campagna bellissima, quindi si presta moltissimo per fare i picnic all'aria aperta. La ricetta l'abbiamo fatta tutta bio, quindi con tutti i diciamo, ingredienti biologici, anche proprio un po' per fare una ricetta al nostro territorio. Abbiamo una campagna con moltissima produzione biologica e quindi ci piaceva fare un panino veramente super super locale. Questo è l'impasto grezzo poi per fare la focaccia. Sì, adesso va bene mescolato. Tutte ricette molto divertenti perché le potete portare via, come dicevamo, le potete mangiare a casa, può sentare una merenda, le potete usare diciamo al posto del pane, quindi insomma se impariamo a fare una qualche focaccia fatta in casa ci può aiutare così un po' per cambiare, magari sostituire il pane, sostituire altri carboidrati. In questo caso qui secondo me è molto buono appunto andarla a farcire anche con un salume, con un po' di verdure e fare proprio una focaccia bella ricca. Ecco, va fatto un impasto abbastanza liscio, come vedete l'impasto è un po' più scuro perché abbiamo utilizzato una farina di tipo 1, per cui è una semi integrale e non risulta bianco come se usaste la farina di grano tenero 00. Poi è anche più saporito così, no? Sicuramente. Ecco, fate una palla, prendete il contenitore, lo mettete dentro, lo coprite. Questa deve lievitare almeno per 3 ore, non in frigo, fuori in un posto diciamo in cucina dove c'è una temperatura ambiente abbastanza calda. Come vi dicevo ho utilizzato la farina 1 che preferisco, che è una farina che si presta moltissimo ed è buonissima per fare anche pane e pizza in casa. Adesso lasciamo lievitare. Allora questo quanto deve lievitare? Deve stare 3 ore.
trascorse le 3 ore, l'impasto sicuramente era raddoppiato, lo prendete dalla ciotola, lo rimescolate un po' con le mani, poi lo andate a stendere in una teglia che avrete messo sotto un foglio di carta da forno, unto con un pennello con olio di oliva. E poi andrete a stendere la focaccia e poi la ungerete ancora con olio abbondantemente sopra. E così la lasciamo lì almeno un'altra ora e mezzo, che si torna a lievitare. Quindi facciamo una doppia lievitazione, quasi. Esattamente, è una doppia lievitazione. Quella che vedete adesso ha già lievitato le 3 ore, è già stata tirata ed ha già rilievitato un'ora e mezzo. Anche qui lo spessore dipende da come volete alta la focaccia, per cui decidete voi. Lo spessore della pasta, per cui una teglia più grande o più piccola, se la focaccia la volete più alta o la volete più bassa. Dopo questo passaggio, che ha lievitato, si vanno con le mani a creare i buchi che dopo, diciamo, renderanno più carina la focaccia, facendo semplicemente così. Pressione Quindi solo pressione con le dita. Non con le dita, non troppo facile. forte. Ok, Qui ha si vede che ha lievitato, lievitato. È bella gonfia. Nel frattempo avrete preriscaldato il forno a 200 gradi. eh? Ti aiuto? Sì, grazie, la puoi mettere in forno. Nel piano lì un po' più basso. Ci La sono ospite cottura oggi. va verso i 20-30 minuti, poi ogni tanto controllate perché deve diventare bella dorata. Adesso andiamo a preparare la nostra crema di parmigiano reggiano e per fare questo metteremo in un pentolino 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, potete usare sia il 24 che il 30 mesi, a seconda che la vogliate un po' più dolce, un po' più saporita, e della panna fresca da cucina 150 g. Mettiamo il pentolino sul fuoco, fatelo andare piano perché non deve ovviamente strinare. Andiamo a mettere la panna insieme al parmigiano, poi lo andiamo a mescolare. Adesso lo facciamo sciogliere. Quindi piano piano questo. Sì, non a fuoco vivissimo, diciamo. Deve diventare una crema liscia, possibilmente senza grumi. Il risultato che andremo a ottenere è questo, una crema densa. Adesso sono rimasto qualche grumo. Simone andrà con la frusta a scioglierli. Se volete fare prima per raffreddarla, mettete la ciotola in frigo un'ora prima, così è bella fredda. Non è che viene liscia come la crema, però insomma, Però dai, ci togliamo. siamo, Esatto, ci adesso a questo siamo. punto puoi versare nella ciotola. Lo vado. Esatto, versala tutta nella ciotola. Nel frattempo guardiamo la focaccia, perché è già passato qualche minuto, sta lievitando perfettamente. Gli altri due ingredienti per farcire la nostra focaccia saranno il prosciutto crudo e un'insalatina fresca che adesso andiamo a condire con un po' di olio e un po' di aceto balsamico giovane. Adesso vado a condire qualche foglia di insalata, non metto sale perché abbiamo degli ingredienti all'interno della focaccia che sono già molto sapidi, come la crema di parmigiano e il prosciutto, per cui la condisco solo con alcune gocce di balsamico, sempre biologico, e l'olio extravergine di oliva. Allora, qui sulla scelta dell'aceto, noi abbiamo fatto la scelta di utilizzare un nostro prodotto giovane, perché insomma ci vuole qualcosa di abbastanza agro e fresco che si va in qualche modo a combinare bene sia con il prosciutto che è grasso e sapido e con le verdure chiaramente che sono fresche. Insomma, noi il biologico lo facciamo già dal 2001, quindi la scelta di utilizzare su questo. Su questo panino, questa focaccia, due diversi aceti. Uno lo utilizziamo per le verdure e quindi l'andiamo a condire proprio come una classica insalata, senza però il sale. Mentre invece sopra, proprio per arricchire il gusto, ci andremo a mettere il nostro balsamico un po' più invecchiato, così insomma creiamo un po' di contrasto. Adesso possiamo controllare la cottura della focaccia, se vuoi aprire il forno e controllare. Guardiamo sotto se è cotta, così mi sembra quasi che vada bene, direi proprio di Sì, sì, cotta, eh? perfetto. Se la lasciamo lì un attimo. La lasciamo un po' raffreddare. Allora, abbiamo preso la crema di parmigiano che intanto è solidificata un po', è diventata un po' più soda. Adesso passiamo a tagliare la focaccia. Esatto, tagliamo la focaccia. Intanto ci siamo presi anche il balsamico dopo per finire la nostra ricetta, quello un po' più invecchiato. L'apriamo a metà.
e la lasciamo intiepidire ancora un po', perché sennò altrimenti rischiamo di cuocere il prosciutto. A questo punto la focaccia si è intiepidita, la andiamo a farcire. Mettiamo l'insalata che abbiamo già condito come base. Bellissimi percorsi da fare proprio a piedi in campagna, quindi può essere l'occasione per venirci a trovare e Faccio una portarvi la passeggiata. focaccia. Fate la vostra focaccia, la vostra versione, e portatela con voi. Ecco, Adesso andiamo a mettere il prosciutto. abbiamo detto il prosciutto, cos'è, un parma Questo questo? è un Parma. Parma. Poi, qui a discrezione, a gusto di ognuno. Qui siamo a Modena, per cui c'è anche il prosciutto di Modena. Un po' della nostra crema di parmigiano. Andiamo a finire la focaccia con alcune gocce di aceto balsamico, sempre biologico, ma questa volta utilizziamo il prodotto invecchiato. Ecco qua. Chiudiamo la nostra focaccia. La focaccia è pronta, è terminata, la merenda quindi è pronta per andare in campagna con voi. Se vi è piaciuta la ricetta lasciateci qualche commento, qualche suggerimento, se volete chiedere qualcosa, e niente, buon appetito a tutti. Alla prossima!